Alza il gomito, alza il gomito. Alzate! Oh, va! È un proletario, avrebbe detto forse Pasolini, è un uomo che vive in una periferia romana, un padre madre abbandonato da una donna diversi anni prima che si è tirato su questo figlio e che lo coltiva, lo protegge e in qualche modo senza accorgersene forse lo annienta pure. Che c'hai? Mi sta fumando la spalla, ma solo quando ci penso. E tu non ci pensi? Dai, vatti a fare luce. Però è anche un uomo che ha un amore sconfinato per questo ragazzo, un amore paterno, materno, filiale, come spesso è l'amore dei genitori, un amore forse nato proprio perché dipende dai propri figli. Voglio vedere Lorenzo, sono sempre sua madre. Due volte all'anno, quando ti ricordi, quando passi per Roma. L'ultima volta è stato male un mese, lascialo stare, Denise. Lascialo stare. È un film che non si tira indietro da quel tema là, però nello stesso tempo io ho la sensazione che sia un film che da qualche parte riesce a fare alla fine una pernacchia. Che tira fuori il film da questa archeologia autorale italiana. Ti sei albanese? Io sono mezzo albanese, cioè mia madre che è albanese. Ma albanese di me mi... amici, no? Allora, buonasera e benvenuto nel salotto di Effetto Notte ad Alessandro Angelini, che è il regista del film, ecco, si ricompone il nostro salotto, oltre che del pluripremiato e apprezzatissimo L'aria salata. Allora, Alessandro, te l'avranno chiesto molte volte in questi giorni, ma insomma, ripetita Juvat, perché proprio questa storia? Buonasera a tutti. Volevo raccontare la storia di un uomo che non arretra di fronte a nulla e che, seppur commette degli errori, poi trova sempre il modo di rimettersi in piedi. E al tempo stesso volevo raccontare anche la storia di un amore, di un padre verso suo figlio. In qualche maniera mi piace vedere il film come la storia di una caduta, di una possibile, forse impossibile, resurrezione. È un po' il percorso di quest'uomo che perde tutto e poi trova il modo di rimettersi in piedi. È un ex pugile, e quindi qui la metafora della box, come box usata un po' come metafora della vita, un uomo che non arretra mai, che fa sempre il passo in più piuttosto che uno in meno, e che però così facendo si complica sempre di più la vita. Per l'idea di partenza siamo partiti dall'idea di quegli uomini che chiamiamo, con il gruppo di sceneggiatori, con Angelo Garbone e Francesca Marciano, con cui ho scritto il film, chiamiamo gli uomini con la ruggine addosso, quelli che sentono che un po' il tempo a loro disposizione sta finendo e che quindi cercano di rimettere le cose in loro favore. È che la vita poi fa dei brutti scherzi e quindi le cose non andranno come previsto, ma non vogliamo svelare troppo. Il film è quello che si definisce il tema, si vede già da quello che stai dicendo tu e poi dalle immagini del film e da quello che abbiamo letto in questi giorni, è un tema serio. Però Castellitto diceva nell'intervista, è anche un film che fa in qualche modo una pernacchia alla vita, no? Esce dall'archeologia autorale italiana. Sei d'accordo con questa cosa che diceva Castellitto o no? Beh, in questo percorso di risalita di quest'uomo c'è sicuramente la volontà di essere leggeri nel finale, la volontà di rimettere le cose a posto e in qualche maniera anche di creare un piccolo miracolo, e i miracoli sono sempre leggeri. Allora, sentiamo l'opinione delle giornaliste. Fulvia? Un po' polemico verso i critici, mi sembrava Castellitto. Ora ci arriviamo. Precisamente, che questa cosa così autora. Io penso che Angelini sia un autore, come, che c'è decisamente, che abbia già appunto un profilo così molto definito. No, il film a me è piaciuto molto, la performance di Castellitto è ovviamente stupenda, è una possibilità così di sopravvivenza in questo caos enorme della vita. Forse appunto il regista ha voluto mettere un po' tutto il caos nella seconda parte. Mi sembra che questa sia stata un po' la cosa forse che alcuni critici hanno messo in luce. Andiamo, no? Che nella... Sì, infatti ora su questo poi ti facciamo rispondere, perché abbiamo fatto un po' di rassegna stampa su questo, però prima vorrei sentire la Mancuso da Milano. A me piace molto vedere, è piaciuto molto vedere come Angelini è riuscito a dare una misura a Castellitto. Castellitto non è un attore che io amo particolarmente per un motivo preciso, perché tende a fare troppo, tende a fare teatro, qui è perfettamente naturale, invece questo è merito del regista.
Allora, vediamo un po' perché che cosa è successo. I critici hanno scritto in maniere diverse rispetto a questo film, con un orientamento comunque sostanzialmente positivo. Mereghetti lamenta sul Corriere della Sera un problema di sceneggiatura, e questo forse era quello che accennavi anche tu, no? Perché ci sono diverse storie e non le vogliamo svelare perché elimineremmo anche una sorpresa e colpi di scena che ci sono nel film. Invece Paolo D'Agostini su Repubblica dice: è una gioia veder confermata la stoffa di Alessandra Angelini nel passaggio dall'esordio con L'aria salata alla difficile prova dell'opera seconda. Benvenuto a questo nostro piccolo Clint, piccolo per ora, dice. Allora io voglio sapere da te a questo punto, perché mettere la parola fine è difficile, no? E il cinema ci mette anche in disaccordo ed è il bello del cinema. So, però due reazioni completamente diverse, tu come hai reagito? Beh, non sarò io a mettere la parola fine su questo dibattito, nel senso, beh, che io ho fatto quello il che film. Hai trovato, sì. No, certo, il film è lì per essere visto, quindi poi è di chi lo vede, di chi se ne appropria in qualche maniera. Secondo me già aver avuto delle reazioni così diverse significa che il film fa discutere, fa parlare. Non credo di aver inserito dei temi che non fossero già presenti nella prima parte del film. Ecco, tanto per fare un esempio, il film si apre con il matrimonio di un rumeno che non è perfettamente integrato, seppur compagno di lavoro del protagonista, seppur amico tra virgolette del protagonista. La seconda parte del film si gira su una zona di confine che è Gorizia, e quindi in qualche maniera i nuovi arrivi sono da sempre all'ordine del giorno, più o meno in maniera legale. Quindi non credo di aver inserito dei temi nuovi nell'ultima parte del film. Va bene, direi che hai risposto. Allora, i nostri ragazzi ti devono fare delle domande, però prima ci vediamo ancora un momento del film. Alza la testa.